Una cosa sola ti manca, segui Gesù. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Questa settimana sarà benedetta perché decidiamo, e abbiamo già deciso con questo video, di seguire Gesù e di seguire la sua parola. Oggi leggiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 17 al 27. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Amen. Carissimi amici, quanto è bello il Vangelo di oggi. Sempre in questo capitolo 10 del Vangelo secondo Marco. Abbiamo udito i giorni scorsi come Gesù parlava del matrimonio, come Gesù ha parlato dell'importanza di essere come bambini, di essere in questa semplicità, di essere in questa disponibilità nell'accogliere il Vangelo, perché a chi è come loro appartiene al regno di Dio. Ecco che immediatamente dopo abbiamo questo episodio. Questo giovane corre incontro a Gesù. È un giovane dinamico, è un giovane che va perché è convinto di quello che sta facendo. È convinto della propria vita, delle proprie certezze. È convinto di fare il massimo nella fede. Infatti, si getta in ginocchio davanti a Gesù e gli dice: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna in eredità?» E Gesù gli dice: «Perché mi chiami buono?» Gesù conosce il nostro cuore, fratelli e sorelle. Conosceva che cosa c'era nel cuore di quel giovane. Un giovane certamente pieno di zelo, un giovane che seguiva la legge, un giovane rigoroso nelle preghiere. Ma Gesù sa che gli manca qualcosa. Ecco perché gli dice: «Come mai mi dici buono? È solo Dio buono. Conosci i comandamenti». E il giovane gli dice: «Maestro, ho osservato i comandamenti dalla mia giovinezza. Che cosa mi manca ancora?» Vedete che questo giovane si presenta davanti a Gesù fiero di quello che è, di quello che fa, di quello che vive, della propria religiosità, e crede che ha compiuto tutto. In realtà, sapete che cosa voleva sentire da parte di Gesù?
Voleva sentire che Gesù gli avrebbe detto: ma tu già hai la vita eterna in eredità, sei già nel giusto, continua così la tua vita e vai in paradiso direttamente. Ma non è andata così, perché Gesù lo fissa, lo ama, gli vuole bene, perché vede che vuole seguire Dio, la sua legge. Ma poi gli dice: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Ecco che Gesù ha detto tutto ciò che gli mancava a questo giovane, il quale pensava di essere ormai realizzato, di avere già in eredità la vita eterna. Quante volte, fratelli e sorelle, noi viviamo delle simili esperienze. Preghiamo, andiamo a messa, frequentiamo i gruppi di preghiera, gli incontri, cerchiamo di vivere bene, rispettare i comandamenti e crediamo: ma sì, io ormai ho il paradiso guadagnato, perché guarda che vita che sto facendo. Da un lato potrebbe anche essere vero, ma Gesù mette il dito in un aspetto molto importante e gli dice che gli mancava solo una cosa. In realtà fa una lunga descrizione di quello che gli manca a questo giovane, cioè doveva andare a casa sua a prendere quello che aveva, darlo ai poveri, venire, tornare indietro e seguire Gesù. Però è proprio così, è una sola azione. Segui Gesù. È un unico evento che comporta uno stile di vita. Ecco allora che oggi dovremo parlare di priorità. A che cosa diamo priorità nella nostra vita? Quali sono le tue priorità? In una scala gerarchica, cosa c'è al primo posto? Facile dire Dio. Nella mente, ma nei fatti, nella realtà. Che cosa viene prima? La mia vita personale, i miei progetti, la mia realizzazione. Sono malato, quindi la mia guarigione. Sono oppresso, quindi la mia liberazione. Ho dei problemi economici, quindi il mio stato di vita economico senza debiti. A che cosa diamo priorità? È davvero importante, perché è di questo che si parla nel Vangelo di oggi. Ricchezza e povertà. Non cadiamo nel superficialismo di dire: le ricchezze sono tutto ciò che abbiamo, la macchina, la casa, le cose in più. La povertà è quando non abbiamo più niente. Attenzione, per qualcuno c'è questo tipo di chiamata, in particolar modo per i religiosi, per i consacrati. Ma qui sta parlando di ricchezza, cioè di tutto ciò che noi prendiamo nella nostra vita, accogliamo nella nostra vita e che ci riempie, dove Gesù non ha posto, dove Gesù non ha spazio. Ecco la ricchezza. È troppo facile parlare di che poi alla fine non le seguiamo, perché abbiamo bisogno delle cose materiali. Fratelli e sorelle, lo spazio è nel nostro cuore. Riempiamo il cuore, riempiamo la nostra mente di tante cose dove Dio non c'è e poi diciamo di seguirlo e preghiamo e compiamo gesti religiosi, di devozione, ma in realtà non siamo capaci a dare la priorità assoluta a Dio. Ecco perché Gesù dice a tutti i cristiani, non solo al giovane ricco, a tutti i cristiani dice: una cosa sola ti manca. Fai spazio nel tuo cuore per me e seguimi. Amen. Dai la priorità assoluta a Dio e Dio benedirà te. Come ha detto in un altro passo del Vangelo: cercate il regno dei cieli e il resto vi verrà dato in aggiunta.
Cari amici, seguiamo il Vangelo, non preoccupiamoci. Questo giovane era sicuro che stava andando bene. Allora riprendiamo il Vangelo dell'altro giorno, qualche versetto prima. Diventiamo come bambini, cioè davanti a tutto c'è Dio. Concretamente, preghiera personale ogni giorno, quotidiana, che non sono questi commenti. La preghiera personale sono io con il Signore Gesù, con la Sua parola. Io che lo ringrazio, io che invoco lo Spirito Santo, io che leggo la Sua parola, io che proclamo e cerco di vivere questa parola. Amen. Disciplina di vita, che ritroveremo tra poco in Quaresima. Ecco che cosa ci manca, fratelli e sorelle. Quindi, rifiutiamo la giustificazione. Oddio, io già faccio tante cose, non ho tempo. La priorità è Lui. E avremo in eredità il Regno dei Cieli. Signore Gesù, grazie, grazie perché oggi mi chiami a seguirti senza limiti, senza condizioni. Oggi voglio rimetterti al primo posto nella mia vita. Oggi voglio seguirti con tutta l'anima, con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutte le mie forze. Voglio mettere te al centro. Voglio darti priorità sulle altre cose perché so che seguendo te Tu mi doni anche ciò che io non so che mi donerai e che è bello e che è il meglio per me. Io ho fiducia in te, Signore. Ho fiducia nella Tua parola. Ho fiducia che seguendo te tutto il resto mi viene dato in aggiunta e Tu benedirai la mia casa, la mia famiglia, il mio lavoro, la mia economia e tutto il resto. Grazie, Signore. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan di oggi, carissimi. Una cosa sola ti manca, segui Gesù. E in questo segui Gesù noi sappiamo che siamo chiamati a dargli priorità affinché tutto il resto ci venga dato in aggiunta. Oggi abbiamo pubblicato per voi il Salmo della prima domenica di Quaresima ed è esattamente il Salmo 90, resta con noi Signore nell'ora della prova. Vi invitiamo già ad accoglierlo proprio per prepararci bene in questo tempo meraviglioso che sarà la Quaresima per noi. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Ciao! Resta con noi, Signore, è l'ora della prova. Resta con noi, Signore, è l'ora della prova. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.